Sì, eccomi qui con un nuovissimo video. So che sono mesi, mesi e mesi che non ne registro uno, ma non ho avuto tempo. E diciamo che non ero neanche tanto ispirata, se devo essere sincera, perché certe volte mi veniva super voglia di fare video, però poi scendeva subito e quindi ho evitato di farli perché secondo me se fai un video devi farlo mentre sei, diciamo, stai bene, tra virgolette, nel senso sei invogliato a farli. Quindi non mi sembrava il momento giusto e poi appunto sono stata presa tanto dal lavoro e quindi ho dedicato più tempo a quello perché oggettivamente non è il mio lavoro questo, quindi è una passione e va bene così. Finalmente ho trovato, diciamo, la scusa, tra virgolette, per rincominciare a fare video e lo capirete dal titolo, facciamo insieme lo spacchettamento della nuova Mr. Wonderful, come molti di voi sapranno, quelli che mi seguono da sempre. Io ogni anno, è già il terzo anno che prendo la Mr. Wonderful, che è un'agenda per chi non lo sapesse, e ogni anno appunto faccio lo spacchettamento così vedo le differenze con quella vecchia, vedo cosa mi piace in quella nuova. Quest'anno ho cambiato completamente tipologia di agenda. Tra l'altro ci tengo a ringraziare i nuovi iscritti perché nonostante il canale non fosse completamente attivo, si sono iscritte 9 persone, quindi benvenuti e vi ringrazio. E vi dico anche che se volete seguirmi dove sono un po' più attiva, seguitemi sul profilo Instagram, io vi lascio tutti i contatti qua sotto nell'info box, così lì io giornalmente o settimanalmente comunque pubblico qualcosa, faccio stories, quindi vi tengo aggiornati su diversi prodotti o novità o qualsiasi cosa mi venga in mente, quindi sarei molto contenta se voi riusciste a seguirmi anche lì. Tra l'altro approfitto anche del video per salutare due mie amiche, Erika e Deborah, a cui ho promesso che le avrei salutato nel caso avessi fatto un video in questi giorni, quindi assolutamente ciao, vi saluto, così ho salutato anche loro. E direi che adesso vi do diciamo, dei dettagli tecnici riguardanti l'agenda, perché io ho speso in tutto 25,45 euro, adesso vi dico perché ho qua il telefono, e vi dico cosa ho preso, perché ho preso l'agenda. Poi ho preso il portatutto, che non vi dico di che colore è, ma ve lo faccio vedere adesso nello spacchettamento. E poi mi hanno, diciamo, omaggiato del segnapagina che c'era già nell'agenda dell'anno scorso. Siccome so già qual è, io vi dico già che quello non lo supporto perché preferisco la linguetta, quella attaccata all'agenda, però pazienza, hanno deciso di fare così. C'era tra l'altro una promozione attiva, quindi il portagenda, il portatutto, anziché pagarlo. 9,90 euro, mi hanno fatto lo sconto di 7,40 euro e basta. Le spedizioni sono di 5 euro. Il pacco è arrivato in tempo perché l'ho ordinato di domenica pomeriggio, quindi un giorno non lavorativo, e mi è arrivato di giovedì, quindi senza problemi. Quest'anno per fortuna mi è arrivata l'email del Corriere, che chi mi segue dall'anno scorso sa già che l'anno scorso mi ero un po' lamentata, tra virgolette, perché non mi era arrivata l'email del Corriere, quindi io ero lì che aspettavo sto pacco, per carità era arrivato in poco tempo, però io non sapevo dove fosse il mio pacco, con che Corriere dovesse arrivare, invece quest'anno, grazie al cielo, dopo 2 giorni mi è arrivata l'email di Bartolini e sapevo dove si trovava il mio pacco in qualsiasi momento. Quindi niente, direi di spostarci direttamente alla visuale del pacchetto, così lo spacchettiamo. Ok, eccoci qui con la postazione cambiata, perdonate per la voce, ma mi è scesa un pochino, ma vabbè. Ho già aperto qui con le forbici perché sennò ci avrei messo troppo e iniziamo. Vediamo perché neanche io ho visto dentro, quindi 3, 2, 1. Ta-da! Allora, prima ho tolto solamente il foglio dove c'erano i miei dati personali perché ovviamente non li voglio far vedere al mondo intero, però l'unica cosa, ok, sto girando un po' la videocamera, l'unica cosa che importa è che non abbia visto come è fatto dentro, quindi iniziamo. La prima cosa che trovo è questo qui. Grazie mille per il tuo acquisto, ti diamo l'opportunità di vincere un buono da 50 euro, quindi bisogna pubblicare una foto con questo hashtag. Oh, qua c'è già l'agenda, adesso la guardiamo con calma. Spostiamo, poi cos'è questo? Un marshmallow, che vabbè lo terremo lì sulla scrivania, è troppo carino, guardate, sì, lo vedete, con gli occhietti, la boccuccia, le braccine, è troppo carino, lo appoggiamo di lato. Ah, il segnapagina che vi ho anticipato prima, che non mi fa particolarmente impazzire,
Perdonate, c'è un motorino che passa. Anche su chiuso le finestre ho dovuto tenerne una aperta vasistas perché sennò crepavo di caldo. E vabbè. Lo sto usando tuttora nella mia agenda attuale di Mr. Wonderful, però non mi fa particolarmente impazzire perché il segnapagina di questo, in questo modo, perché comunque quando in borsa si sfila, piega un po' le pagine se non si mette proprio l'agenda dritta, quindi più o meno, però se c'è questo, useremo questo, pazienza. E poi qui, ok, togliamo la scatola, qui c'è il porta tutto, diciamo, c'è scritto doing my best. Vediamo se riesco a farvelo, eccolo qui, doing my best, se riesco a farvelo vedere. Questo qui praticamente l'ho pagato, aspettate, 2,50 euro, perché se no sarebbe costato, se non sbaglio, 9,90. E una sorta di, come potrei definirlo, tipo similpelle come materiale, sì. Ah, qui è con il logo Mr. Wonderful, qui c'è l'affarino per sigillare il bottoncino in modo che non si righi, e qui, e dietro c'è scritto made, sei made in PRC, bla bla bla, niente di che. Perdonate, ma mi sta venendo raffreddore, non so perché. Vabbè, qua c'è il solito la silica, il gel all'interno. Ah, e dentro è morbidoso. Oh mio Dio, vediamo se riesco a farvelo capire. Vedete? In questo è super morbidoso. Praticamente qua io ci infilerò poi l'agenda, perché appunto io ho adorato il portagenda di 2 anni fa di Mr. Wonderful, e siccome c'era ho detto perché non prenderlo. In teoria sì, ci entra perfettamente così, oppure poi lo utilizzerò in altro modo, comunque per portare dei documenti in borsa in modo che non si rovinano. Ma ora veniamo al succo, ovvero come è fatta l'agenda. Allora, io ho scelto quest'anno questa agenda qui, che vediamo se riesco a farvela vedere bene, così oggi non mi ferma nessuno, ed è l'agenda 2018-2019 sketch, così dovreste vederla bene. Ha la sua l'elastichino qui per richiuderla, è fatta in cartoncino sia davanti che dietro. Vabbè, davanti c'è scritto la solita frase che ogni agenda Mr. Wonderful ha. Devo allargare, ok, un pochino la ripresa. Dietro invece c'è scritto, vediamo se lo leggete, sì, l'agenda di chi continua a ripetersi, inizio lunedì o ancora, ancora un episodio e vado a letto, piena di cariche e di frasi divertenti, affinché durante i prossimi 12 mesi tu possa fare tutto con lo stesso entusiasmo del tuo primo giorno di vacanza. Non so se voi vedete bene il colore, comunque è azzurra, è color Tiffany scuro, con la scritta rosa, non so perché lo vediate sfalsato, spero solo sia un effetto della videocamera di questo momento. Ok, vi ho modificato ulteriormente l'inquadratura in modo che possiate veramente vedere come è fatta all'interno. Allora inizia con ovviamente la solita presentazione, quindi ciao, il mio nome è, poi qua c'è da mettere la foto, un numero di telefono, la carta è, vediamo un po', è spessa ma non troppo, comunque diversa rispetto agli altri anni, e qui ha la linguetta da strappare, che però tanto non strapperò mai perché è una cosa che non sopporto. Poi qui c'è il mio orario, c'è da inserire l'orario, ce ne sono più di uno, quindi uno per il lavoro, magari l'altro per chi va ancora a università, a scuola o quel che è. Qui è un altro orario vuoto, poi tutte le cose che dovrei fare, ora vado un po' in generale. Qui è la stessa parte che c'è tipo nella mia agenda attuale al fondo, qui invece l'hanno messa all'inizio, quindi con le varie spese da segnare. Ora non voglio spoilerarmela tutta, comunque qui per dire inizia il mese di ottobre, ok? Cose che voglio fare il mese di ottobre, lasciarmi travolgere più da coperta e divano che da una serie di Netflix, bellissima. E tra l'altro è bellissima che sia fatta così, e questa qui è il formato, appunto vi ho detto, sketch, perché si può disegnare, scrivere, pacciugare, pasticciare, va bene proprio per chi è super creativo. Infatti l'ho scelta proprio per questo motivo, perché a me piace molto decorare l'agenda, però devo avere anche lo spazio per poterlo fare. Questa qui, non vi ho detto, forse è la settimanale, quindi non avete gli orari. Quest'anno ho deciso di prenderla settimanale al posto della giornaliera, perché avendo iniziato a lavorare comunque il mio orario di lavoro
prestabilito, diciamo, e comunque non. Anche se varia di giorno in giorno, non è ogni giorno completamente diverso dal giorno prima, comunque non c'è bisogno che io segni effettivamente inizio alle 9, finisco alle 7, diciamo, e quindi qui poi segnerò solamente appunto magari che ne so 8-18 lavoro e poi metterò gli appuntamenti perché l'altra se no avrebbe avuto tutta la giornata e certe volte capita appunto che ci siano pagine completamente vuote perché se vado solamente a lavorare non scrivo su questa agenda che io tengo mia personale gli appuntamenti. Appuntamenti che ho di lavoro perché ho quella a lavoro dove ho gli appuntamenti con scritto cosa devo fare, quindi questa qui è la mia agenda personale, diciamo, dove scrivo anche quando esco con le mie amiche, quando ho delle cose da fare, visite, cavoli miei, insomma. Le sto girando un po' a caso così per farvi vedere, andare a comprare gari e trovare più coda che al check-in che dell'aeroporto. Ha delle frasi veramente carine, solo che non voglio spoilerarmele tutte perché appunto me la voglio godere un pochino, non so se voi lo percepite, ma vediamo. Praticamente ha, anziché le righe, tutti i puntini un po' a mo' di bullet journal, quindi veramente comodo anche perché è una scrittura che magari, op, non è perfetta, però vuole appunto decorare. Andiamo al fondo, ci sono come al solito le pagine, questo qui ovviamente va fino ad agosto. Quella con le note, ah che bello questo qui, fantastico! Questo qui è praticamente una sorta di tracker, bellissimo, perché così si può segnare se la giornata è stata bella, molto bella, normale, da normale a regolare, giornata del cavolo, 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 bellissimo, non vedo l'ora di iniziare a settembre a colorarlo. E qua ci sono i soliti stickers che come chissà chi mi segue da tempo sa che io adoro gli stickers di Mr. Wonderful perché sono di carta, non sono plasticosi e quindi sono bellissimi. Ce ne sono tantissimi, non mi ricordo, perdonatemi per la voce, non mi ricordo esattamente quanti siano, però come vedete sono come al solito una marea. Sono piccini appunto perché dovendo andare in una birretta, vedete questo qui è mio, io che adoro la birra, dovendo andare in una settimanale non c'è tanto spazio quanto in una giornaliera. Oddio, tutti con le cose di cibo, no, fantastica, raga, non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla. E qua al fondo invece c'è una taschina per mettere documenti, scontrino, quel che è. È abbastanza pratica da aprire e chiudere. La sto pesando. È leggera ma non troppo. Ha il suo peso quindi si sente che c'è della sostanza, diciamo. Quindi questo è il mio spacchettiamo insieme la nuova Mr. Wonderful. Fatemi sapere voi cosa avete preso. Se l'avete ricomprata, se invece non l'avete ricomprata, se invece volete poi una sorta di confronto tra le tre Mr. Wonderful, anche quando poi avrò iniziato ad utilizzare questa, quindi a settembre, fatemelo sapere nei commenti che sarò ben contenta di farvi un confronto tra le tre agende che ho sempre comprato lì per vedere un po' qual era la migliore o se ce n'è una che è migliore di altre appunto che è migliorata negli anni. E niente, io vi ringrazio per aver guardato questo video, non dimenticatevi di iscrivervi, di lasciarmi un commentino e un like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!